salite sul palco Ambra Calamatti. Buon pomeriggio, bentrovate e bentrovate. Inizio spiegando un po' chi sono, per chi non mi conosce. Io sono Ambra, mi occupo di marketing, lavoro come marketing manager in qualità di temporary o fractional manager, quindi di solito accompagno le aziende per un periodo piuttosto lungo. Oggi però non sono qui per parlare di marketing, basta. Vi parlo invece di come migliorare la nostra capacità di vendita, o meglio di proposta, al cliente. Ho pensato a questo intervento perché vorremmo condividere con voi un framework che uso io e che funziona piuttosto bene. Quindi ho detto perché non portarlo al freelance camp. E poi perché nel mio ruolo, nel mio ruolo spesso affianco le aziende nella valutazione dei preventivi o nella fase di discovery call, nel valutare altri freelance che si propongono per i progetti. E vedo che alcuni progetti potrebbero essere presentati meglio nella forma, non nel contenuto ovviamente, quindi ho proprio pensato di fare questo. La vendita è una competenza complessa e composta, quindi non si può imparare a tavolino. Dobbiamo allenare il nostro venditore interno. Iniziamo quindi a metterci nella prospettiva per cui un cliente ci ha contattato e dobbiamo conoscerlo per capire cosa ha bisogno, se possiamo essergli utile e come. Questa fase si chiama fase di discovery. Può essere una call, può essere ancora meglio una riunione in presenza o, sconsigliatissimo, un insieme di mail che ci scambiamo. Ma questa è la situazione peggiore. Cosa si fa nella fase di discovery? Ovviamente dobbiamo far parlare di più cliente, ma cosa vuol dire far parlare di più cliente? Quanto dobbiamo far parlare di più cliente? I colleghi d'oltreoceano, gli statunitensi, a cui piace standardizzare tutto, e sono un po' pediste in questo, ma ci vengono molto in aiuto, hanno una formuletta. L'80% del tempo parla il cliente, il 20% parliamo noi. Quindi, in un'ora di conversazione con il cliente, noi dovremmo parlare al massimo 12 minuti. E in questi 12 minuti ci sono le domande di cui parlava il suo. Quindi, intanto provate a vedere se questo accade. Perché non sempre è così. Per esperienza, spesso appunto quando accompagno i clienti, vedo delle discovery call dove il freelance in questione tenta di convincere il cliente che è la persona giusta, raccontarsi, raccontare la sua storia, perché il suo progetto è diverso, i punti di forza, i tratti distintivi, invece dovrebbe essere il contrario. In questa fase di ascolto, però, quello che di solito facciamo è capire di cosa ha bisogno il cliente. Si svolge il progetto, quali sono gli obiettivi, che cosa vuole realizzare, e questo è sacrosanto. Ma c'è una parte che spesso viene trascurata, cioè capire come ci parla il cliente e qual è la sua personalità di acquisto, perché tutti noi in ambito lavorativo abbiamo una personalità di acquisto. Se capiamo la personalità di acquisto, riusciamo a stendere una proposta che non solo nel contenuto è corretta, ma è migliore per il cliente da ricevere, perché non solo parte del suo linguaggio, è in relazione ai suoi obiettivi, ma anche rispecchia il modo con cui il cliente vuole sentirsi raccontare la proposta. Come si fa a capire che personalità di acquisto ha il nostro cliente? Ascoltandolo e segnando non solo appunto il contenuto di quello che vuole da noi, da collaborare con voi, ma guardando le parole che usa e come si comporta. Ora vi faccio una piccola presentazione delle quattro principali personalità di acquisto. Mi rifaccio a un modello che magari chi lavora nelle risorse umane conosce, o anche nella comunicazione, che è il modello Success Insights, che è una metodologia che viene utilizzata nelle aziende proprio per valutare lo stile relazionale di comunicazione e lo stile di acquisto dei manager, che divide principalmente il nostro interlocutore, e qui sta sempre in quattro tipologie, a cui abbina un colore, quindi è molto molto semplice. Quando siete in call, state pensando a cosa vi chiede il cliente, a cosa vorrà dire, qual è l'obiettivo, se è davvero quello l'obiettivo che vuole raggiungere, però
Questo framework vi è molto utile perché è molto facile da ricordare. Quindi esistono quattro personalità di acquisto principali che sono rossa, gialla, verde. Quando vi trovate di fronte a un interlocutore rosso, questa persona la individuate subito perché va dritto al punto. È molto sbrigativo, non vuole dettagli, vi chiede qual è l'obiettivo e dentro quando mi aiuti a raggiungerlo. Se siete in riunione in azienda con più persone, l'interlocutore rosso è anche quello che, una volta che ha da voi le informazioni che cerca, vi dice: caro freelance, io ho le informazioni che a me servono, adesso continuo a parlare con i miei collaboratori. Può sembrarvi maleducato, ma è il tipico atteggiamento di una persona che acquista con una personalità rossa. Cosa si fa in questo caso? In questo caso non dovete andare nei dettagli, non dovete andare, non subito, nella messa a terra. Dovete rispondere esattamente a quello che chiede, che è appunto qual è l'obiettivo, entro quando, o altre domande simili. Quindi, anche quando stendete il vostro preventivo, che sapete che andrà in mano ad una persona rossa, iniziate da lì. Il primo statement di apertura è uno statement che riguarda l'obiettivo. Dall'altra parte c'è invece l'interlocutore giallo. L'interlocutore giallo è un interlocutore molto socievole, di solito viene visto dai suoi collaboratori come un ispiratore ed è visionario. Quindi, alla domanda che magari gli fate, mi parli del progetto, mi dica che cosa ha in mente, mi parli della sua azienda, non mi parla mai né del progetto, né di cosa ha in mente, né dell'azienda, ma vi parla della sua visione. Inizia a raccontare come vedrà il suo progetto tra 10 anni, del motivo che l'ha spinto ad arrivare lì e apre tante parentesi. Quindi inizia a parlare di questo e poi dopo apre una parentesi su quello che è successo in azienda il giorno prima o di cosa gli ha detto un collaboratore un momento fa. Quindi vi dà tantissime informazioni completamente destrutturate. Quando avete un interlocutore giallo, non portatelo subito agli obiettivi e alla messa a terra, perché non vi segue, non ce la fa, non è quello il momento. Quindi seguitelo nella sua visione. L'interlocutore giallo è anche uno che vi chiede, non vi dice cosa puoi fare per me, ma dice: come pensi che il tuo contributo possa aiutarmi a raggiungere la visione? Quindi in quel momento non gli parlate di obiettivi, non gli parlate di numeri, gli parlate di visione. E anche quando stendete il preventivo, partite da lì. Dall'altro lato della medaglia ci sono i verdi e i blu, che invece sono degli interlocutori che sono tendenzialmente anche più tranquilli, più introversi. In particolare, gli interlocutori verdi li riconoscete perché hanno uno stile molto collaborativo, non parlano quasi mai di loro, ma parlano spesso del loro team, della loro impresa come qualcosa di corale. Con loro ci saranno dei silenzi durante la discovery call, non dovete colmarli assolutamente, lasciate a loro il tempo di pensare. I verdi vogliono essere rassicurati proprio perché a loro piace la collaborazione e l'armonia con il team, prevedono già possibile criticità nell'introdurvi all'interno del loro progetto. E quindi voi dovete prevedere queste criticità e spiegare a lui o a lei come sarete in grado di evitarle o superarle. Infine, ci sono i blu, come me, che per prendere una decisione hanno bisogno di mille, mille dettagli, numeri, casi studio, esperienze, ricerche, e hanno bisogno del dettaglio di quello che andrete a fare. Non si accontentano dell'obiettivo, della visione, ma più dettagli fornite, più li portate dalla vostra parte. Anche il blu è piuttosto riservato. Il blu spesso ha dei silenzi molto lunghi che non dovete andare a colmare, arriva con la risposta. Alle volte invece fa proprio fatica a raccontarvi, quindi con il blu le domande aperte spesso non funzionano, sembrano completamente blu, perché vi risponde a monosillabi, quindi già lo sgamate. E quindi dovete essere bravi voi a fare delle domande che circoscrivono quello che gli volete chiedere e soprattutto
magari cercate di partire con delle domande che ti permettono di parlare dei numeri o della sua esperienza, perché in questo modo è più facile che lui si apra. Se voi durante la fase di discovery, quindi quando sentite il cliente, non solo vi segnate le cose che dovete fare e come costruire il preventivo, ma vi segnate anche che tipo di interlocutore avete davanti, avete più possibilità di stendere una proposta che leggerà volentieri, che leggerà fino alla fine, che risuonerà con quello che vuole sentirsi dire, non solo nel contenuto, ma anche nella forma. E lo stesso se la dovete presentare, ovviamente, anzi, a maggior ragione. Quindi questo era un po' quello che vi volevo raccontarvi oggi, a cui però aggiungo, prima di lasciarvi delle domande, una cosa che spesso emerge. Ok, Ambra, va bene tutta questa cosa, magari un po' la sapevo anche già, perché comunque la teoria dei colori non è nuova. Cosa faccio quando ho più interlocutori? E io non so bene chi decide, oppure so chi decide, ma so che è influenzato dagli altri. Come la stendo questa proposta? Oppure so anche chi decide, ma so che questa proposta girerà diversi reparti prima di arrivare alla risposta. E quindi come la costruisco? In questo caso ci sono due possibilità. Se sapete chi decide, partite sempre dalla visione del decisore, cioè se il decisore è giallo, partite dal giallo, dalla visione. Se è rosso, partite dagli obiettivi. Se invece non lo sapete, non avete individuato chi decide davvero, perché magari avete fatto il colloquio col marketing manager, poi però dopo, senza l'ok del CFO, del manager che si occupa del budget, non andate da nessuna parte, allora scrivete una proposta più standard che parte dal rosso, gli obiettivi, quelli servono sempre, allarga la visione, perché così il giallo che c'è nel team sarà felice di leggere, passate al verde, individuate le criticità e come potete risolverle o anticiparle o evitarle, e passate a tutti i dettagli possibili e immaginabili rendendo felice il blu. Questo perché il blu sarà l'unico che leggerà la proposta dall'inizio alla fine e probabilmente anche più volte. Questo, ovviamente, come dicevamo prima, è una competenza che migliora la modalità con cui stendiamo preventivi, con cui ci interfacciamo con il nostro cliente, non ci garantisce la riuscita, l'ok della nostra proposta. Ma quello che succede spesso è che a parità di competenze, a parità di budget speso, un cliente è molto più felice di collaborare con una persona da cui si sente capito. E spesso per sentirsi capito basta che ci portiamo al suo stesso piano, sia comunicativo che proprio di modalità di gestione del suo business. Ecco, è tutto.